Grazie Presidente, anch'io sono membro della Commissione Bilancio e sicuramente ho ascoltato in Commissione Bilancio il consigliere Figliomeni che da circa un anno o due va segnalando insomma, alcuni debiti fuori bilancio che presentano appunto degli interessi passivi elevati. E quindi gli dico che sicuramente è giusto intervenire per evitare un danno ai cittadini. E certo, io non sono un avvocato come lui e non conosco le fasi giuridiche che attraversa una causa e come si possa intervenire per migliorare la gestione dell'iter, ma posso comprendere sicuramente che le responsabilità amministrative sono in cascata, innanzitutto dell'ufficio dell'avvocatura che dovrebbe, diciamo, a grandi linee avere delle indicazioni per evitare che si arrivi appunto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio con la corresponsione di forti interessi, e su questo siamo d'accordo, insomma. Ci sono poi responsabilità che poi possono in parte competere laddove non fosse dato un corretto indirizzo anche amministratori. Lui ha fatto menzione degli assessori. Certo, gli assessori dovrebbero essere consapevoli che questo debito fuori bilancio non è stato corrisposto nei tempi adeguati per poter evitare la corrispondenza di interessi, però ecco, sicuramente, come abbiamo appreso nell'ultima commissione, io penso che ogni amministratore che viene a conoscenza di un'ipotesi di danno erariale la deve segnalare agli organi preposti. Credo che il consigliere Figliomeni questo non credo che l'abbia fatto, insomma, però se lo vuole fare, naturalmente è compito sia suo che nostro provvedere. Ecco, la consigliera Montella vorrei dire che non tutti i debiti fuori bilancio sono somme urgenze e che quelle sono state oggetto di indagini della Procura della Repubblica per un uso improprio della somma urgenza. Quindi distinguiamo tra debito fuori bilancio che è corrisposto normalmente e un debito fuori bilancio invece potrebbe essere corrisposto per una somma urgenza che non è una reale somma urgenza. Quindi responsabilità vanno identificate, però ecco, mi preme segnalare un altro punto. Questa amministrazione ha riconosciuto decine, credo oltre 150 debiti fuori bilancio finora. Che significa che ha riconosciuto ad aziende e a singoli privati che avevano diciamo, ricevuto un danno dall'amministrazione, e questo l'hanno detto le sentenze, dei leciti importi a riconoscimento appunto del danno subito. Ma che cosa avevano fatto le amministrazioni precedenti? Ecco, se andiamo sul sito di Roma Capitale, troviamo un debito per il 2010, tre debiti per il 2011, sei per il 2012 e sette per il 2013. Ecco, la differenza la danno i numeri a volte, insomma. Quindi forse questa analisi non era neanche nei sogni delle amministrazioni precedenti. Questa analisi è scaturita evidentemente da un lavoro approfondito che ha fatto questa amministrazione, sano per il verso di riconoscimento di legittime cifre a chi ne aveva diritto, e sicuramente poi c'è da valutare se non è stato efficace per quanto riguarda la corresponsione degli interessi. Quindi io mi auguro, intanto nel sottolineare l'ottimo lavoro che sta facendo questa amministrazione, devo anche dire che bisogna approfondire laddove vi siano interessi maturati che non andavano fatti maturare perché andavano riconosciuti prima. Scusi, consigliere, non si è capita la dichiarazione di voto dopo tutto questo parlare e poi direi di farne anche una per gruppo. Sì, allora intanto vado in dissenso dalla consigliera Agnello, così posso nel rispetto del regolamento consigliare il mio voto negativo. E spiego il perché la mozione per me non è lo strumento adeguato per indagare, soprattutto chiederlo alla sindaca, che non, sono d'accordo con la consigliera Agnello, non è un semplice consigliere. Secondo me dobbiamo farlo come è stato fatto, con delibera d'aula, magari anche degli stessi firmatari, però non è lo strumento giusto e per questo motivo voterò no a questa delibera. Grazie, Presidente.